Allora, la sessione di oggi sarà meno pratica rispetto a quella di ieri, sarà un po' più frontale con slide. Ovviamente, se ci sono domande adesso o anche più avanti, anche riguardanti quello che abbiamo visto ieri, rivedere alcuni passaggi o altro, fate tranquillamente e vedremo di rispondere. Infatti, anticipo già che qualcuno poi ieri mi ha già chiesto se poi è possibile, ad esempio, vedere il negozio, provare a caricare insieme un'inserzione e tutto, per cui assolutamente una volta che io e la mia collega Sara avremo finito la parte di oggi, oltre a tutte le domande, eccetera, se qualcuno vuole provare a vedere il suo negozio o provare a caricare un'inserzione o altro, lo possiamo vedere insieme. Detto questo, allora io partirei con la presentazione degli argomenti di oggi. Ovvero oggi si andrà a parlare dell'ottimizzazione, quindi come riuscire a migliorare la visibilità e le caratteristiche del proprio negozio, oltre che delle proprie inserzioni, e come gestire il catalogo in sé. Quindi, di fatto, come andare, ad esempio, a caricare i prodotti sul proprio negozio di eBay. Vi anticipo già, visto che appunto anche ieri è saltata fuori questa domanda fra voi partecipanti, oltre al caricamento dell'inserzione che avete visto ieri con Sara, esistono altri metodi per caricare più inserzioni contemporaneamente e molti di questi fanno uso di file Excel. Come detto, questo lo andremo a vedere poi un po' più nel dettaglio. Andremo a vedere perciò in particolare oggi di nuovo la console venditori di cui già abbiamo parlato ieri. Come detto, poi l'ottimizzazione, la descrizione del template, quindi template ad esempio per il proprio negozio, in cosa consiste l'affidabilità top e il servizio eBay Premium, che sono sostanzialmente dei badge che vengono dati a un determinato negozio se rispetta certe caratteristiche, che cos'è Therapic e in che modo può aiutarvi nel vostro business online, cos'è il gestore delle spedizioni, come si utilizza, quali vantaggi dà rispetto invece a gestire autonomamente la spedizione. E per quanto riguarda poi le vendite internazionali, sempre di cui abbiamo accennato ieri, esattamente quali sono le opportunità che eBay fornisce per vendere all'estero. Come detto, la console venditori, da cui si accede tramite il proprio account di eBay, permette appunto di avere una visione su tutto quello che riguarda il proprio negozio, tutto quello che riguarda la propria attività. In particolare si possono gestire le inserzioni, gli ordini, vedere le performance, e questo appunto lo andremo poi a vedere con Therapic, e appunto gestire anche tutte le promozioni. Le promozioni andremo a parlare più specificatamente domani, ovvero come fare delle promozioni, come fare anche delle campagne promozionali per alcuni prodotti e via dicendo. Andiamo ora a vedere, appunto, per quanto riguarda l'inserzione, qual è il modo migliore per fare un'inserzione che sia promossa,
che sia avvantaggiato il più possibile dall'algoritmo non solo di eBay, ma anche dal SEO, che è di fatto l'algoritmo che gestisce la ricerca su Google. Questo perché, ad esempio, non tutti i compratori vanno direttamente su eBay a cercare un prodotto. Magari non hanno in mente esattamente la marca del prodotto o il prodotto specifico, hanno in mente alcune caratteristiche che vanno a scrivere nella barra di ricerca di Google, e in base a quanto è fatta bene la vostra inserzione, c'è più o meno possibilità che fra i risultati compaia anche quella. Per cui, per quanto riguarda il titolo, ho detto, il titolo può essere fino a 80 caratteri, e più caratteri vengono usati, meglio è. Per cui è importante nel titolo non solo mettere il nome dell'oggetto, ad esempio il modello e la marca, anche mettere tutte quelle informazioni che potrebbero essere utili e che potrebbero essere ricercate. Ad esempio, se vendete un cellulare, oltre a mettere il modello del cellulare e la marca, anche mettere, ad esempio, alcune caratteristiche, come possono essere, ad esempio, la RAM, il processore, da quanti megapixel è la fotocamera, e via dicendo. Questo perché, come detto ieri da Sara, c'è anche la possibilità di inserire un sottotitolo, solo che il sottotitolo è a pagamento, e appunto tutte le informazioni che in realtà voi andreste a mettere nel sottotitolo potete mettere tranquillamente nel titolo. Per quanto riguarda invece la descrizione deve essere una breve descrizione accurata di quello che si sta vendendo. Vanno poi aggiunte le specifiche dell'oggetto, oltre a marca, autore o produttore. Questo autore o produttore perché, ad esempio, se alcuni di voi vendono in maniera artigianale, chiaramente non c'è di per sé la marca, c'è il nome magari dell'autore o di chi ha prodotto l'oggetto. Il nome del prodotto, le caratteristiche, che andiamo a vedere successivamente, e tutte le altre parole chiave, come detto, che si potrebbero essere utilizzate per trovare l'oggetto. Per cui, facendo appunto l'esempio di prima del cellulare, sicuramente le informazioni, ad esempio, le varie colorazioni, come detto, da quanti megapixel è la fotocamera, e via dicendo, sono tutte informazioni e parole chiave per far sì che il proprio oggetto venga trovato. Per quanto riguarda le foto, invece si può inserire, va inserita almeno una foto e un massimo di 12 foto gratuite per l'inserzione. Si consiglia appunto di utilizzare foto ad alta risoluzione, per cui con il lato più lungo che sia almeno di 500 pixel. È importante poi anche mostrare l'oggetto da angolazioni diverse, in modo che il compratore possa farsi un'idea più precisa e puntuale di come è fatto l'oggetto, e utilizzando uno sfondo neutro, che di solito è uno sfondo bianco, come viene riportato in questa immagine. Altra cosa importante è non aggiungere testo o altre immagini nella foto. Questo perché una volta si utilizzava, ad esempio, mettere in trasparenza un watermark, oppure mettere scritte con, ad esempio, sconto del 20% sopra i 20 euro di spesa, mettiamo. In realtà adesso, per come funziona l'algoritmo di Google, funziona sostanzialmente con un riconoscimento di immagini, e va a di fatto scartare tutte quelle immagini che hanno appunto questo tipo di scritte, loghi, watermark, per cui di non inserire nessun testo nelle proprie immagini, anche perché tutte le informazioni che voi andreste a mettere nel testo sono comunque reperibili già nell'inserzione stessa.
Per quanto riguarda invece le specifiche appunto sono tutte quelle parti descrittive che vanno a fornire più informazioni sull'oggetto, per cui appunto la marca, le dimensioni, il colore, il peso e via dicendo. Ovviamente questo dipenderà sempre dal tipo di prodotto. Se vendete un capo di abbigliamento, appunto tutte le specifiche importanti saranno la taglia, il tipo di tessuto, il motivo anche del tessuto, le dimensioni, la vestibilità, eccetera, eccetera. Per cui più informazioni, anche qui, più informazioni voi inserite, meglio è, più l'inserzione viene premiata. Per ottimizzare invece dal punto di vista della spedizione, della restituzione e, come detto, poi quello che qui viene chiamato Google Shopping, semplicemente quello di cui vi ho raccontato prima, ovvero una persona che cerca un prodotto direttamente da Google e non da eBay. Per la spedizione, per ottimizzare, si consiglia la spedizione gratuita, che sia rapida, per cui garantita in 3 giorni, e tramite questo si ha la combinazione rapida e gratuita che, come andremo a vedere, compare proprio sotto l'inserzione. Spendo un attimo 2 parole in più su questo aspetto, premesso che la parte poi sugli ordini andremo a vederla domani più nel dettaglio. La spedizione gratuita è consigliata appunto per ottimizzare l'inserzione, non è obbligatoria. Se voi per qualsiasi motivo decidete di non mettere la spedizione gratuita, potete anche non metterla. Questo è a vostra discrezione. Come ha fatto vedere ieri Sara, tutto questo è gestito tramite le regole di vendita. Come detto, le regole di vendita le impostate voi. La cosa importante è che poi voi rispettiate le regole che avete selezionato per una determinata inserzione, che poi appunto non siano quelle più ottimizzate da un punto di vista legale, non fa nessun problema. Stessa cosa per quanto riguarda la spedizione rapida, cioè se voi siete in grado di spedire in 3 giorni e ve la sentite di farlo, offrite la spedizione rapida. Se per qualsiasi motivo voi sapete che tra una cosa e l'altra vi servono 5, 6, 7 giorni, nulla vi vieta di impostarlo. Anche qui è importante, spedizione in 3 giorni si intende che da quando viene data la conferma dell'acquisto al compratore, dopo 3 giorni gli arriva il pacco. Per cui anche questo lo vedremo meglio domani. Nel momento in cui viene data appunto questa conferma di acquisto, voi avete 3 giorni per fare tutto l'imballaggio, quindi preparare il pacco, consegnarlo al corriere e il corriere lo deve portare al cliente in questi 3 giorni. Per quanto riguarda la restituzione, invece, la condizione per ottimizzare la propria inserzione è quella di offrire il reso a 30 giorni e la restituzione gratuita. Come vedete, appunto, qui sotto di appunto questo simbolo spedizione rapido e gratuito, qui viene detto poi luogo in cui si trova l'oggetto, spedizione verso e poi i tipi di pagamento. Per quanto riguarda la restituzione, è obbligatorio per legge, proprio a livello e-commerce, la restituzione che sia almeno a 14 giorni. Vuol dire che arriva il prodotto, nel momento in cui il prodotto viene consegnato, il cliente ha 14 giorni per contattarvi e chiedere il reso, il che, anche questo lo andremo a vedere domani, non vuol dire che allora automaticamente appena vi scrive, voi il giorno dopo dovete averglielo già
fatto e reso. Però vuol dire che voi, se vi contatta entro questi 14 giorni, poi avrete un certo intervallo di tempo che andremo a vedere per dargli una risposta e organizzarvi per appunto l'eventuale reso. Sempre per ottimizzare, come detto, si può offrire la restituzione gratuita, ovvero pagate voi le spese di spedizione per il reso. Anche qui non c'è un obbligo, per cui voi potete anche mettere nelle vostre regole di vendita che la restituzione sia a carico del compratore. Per quanto riguarda appunto invece la parte di Google, come si diceva ieri, c'è questo codice EAN, che è un codice identificativo sostanzialmente per determinati prodotti, che spesso in realtà si può mettere non applicabile. Per le foto, come detto, che siano in alta risoluzione, quindi almeno 500 pixel sul lato lungo, possibilmente la cosa migliore sarebbe 1600, senza watermark, quindi senza login, trasparenza, senza scritte su sfondo bianco, e titoli coerenti con il prodotto. Ovviamente se voi vendete un determinato prodotto, che il titolo vada a rispecchiare quello che state vendendo. Per quanto riguarda invece il template, è un codice di HTML che quindi viene adattato alle informazioni specifiche del prodotto. Viene inserito sul campo descrizione sotto l'inserzione standard. Questo perché sostanzialmente molte volte può capitare, visto che molti compratori navigano su eBay o comunque fanno acquisti online dal cellulare, molte volte scrivendo semplicemente la descrizione nell'inserzione, poi nella visione da mobile possono esserci degli errori, delle problematiche di adattamento di format, e semplicemente invece facendolo in formato HTML si può adattare meglio tutta la descrizione dell'inserzione anche per dispositivi mobili. Andiamo ora a vedere il negozio eBay. Quindi, come detto, come si era parlato anche nel webinar introduttivo, quello che differenzia, uno degli aspetti che differenzia ad esempio eBay da altri marketplace come Amazon, è il fatto che viene mantenuta la brand identity, cioè eBay permette appunto di avere un proprio negozio e di personalizzarlo al meglio per riflettere sia la filosofia, comunque la linea guida del venditore, sia quello che può essere anche proprio l'immagine che lui ha a livello di negozio fisico. Per cui, come detto, si può mettere il logo e il banner. Il logo solitamente può essere, è come l'insegna che avete nel vostro negozio. Il banner può essere un'immagine esemplificativa del prodotto, come in questo esempio, può essere una serie di prodotti, che una panoramica su vari prodotti, oppure può essere anche una foto del proprio negozio fisico. Questo è a vostra totale discrezione, ovviamente più il banner è esemplificativo di ciò che vendete, più potenzialmente attira i compratori. Descrizione del negozio che compare anche nei risultati di ricerca di Google, quindi anche qui cercare di usare parole chiave che in breve descrivano cosa vende il vostro negozio. Le opzioni di presentazione delle inserzioni, per cui si possono mettere inserzioni in vetrina, che è esattamente come la vetrina del proprio negozio fisico. Si può scegliere appunto di mostrare prima le inserzioni che stanno per scadere, oppure prima le inserzioni
che avete messo recentemente, le inserzioni in ordine di rilevanza, ovvero quelle che vengono cercate di più, e via dicendo. Per le categorie, inoltre, oltre alle categorie di eBay che vanno inserite al momento della creazione dell'inserzione, si possono anche personalizzare le categorie nel negozio, per cui inserire delle proprie categorie. Dopo andremo a vedere un esempio di negozio per appunto vedere un po' tutti questi passaggi come sono stati resi. Passando invece ai badge di cui si parlava prima, il primo è il requisito affidabilità top, quindi questo badge che comparirà sulle vostre inserzioni, e in questo caso per avere questo badge bisogna essere registrati su eBay da almeno 90 giorni ed essere risidenti in Italia. Essere registrati ovviamente come venditore professionale, aver completato almeno 100 transazioni con acquirenti in Italia negli ultimi 12 mesi, con un volume di affari di almeno 1000 euro. Avere il 98% delle valutazioni positive e anche del feedback, parleremo domani in maniera più approfondita, così come una percentuale di transazioni con difetti non superiore al 2%. Anche questo è un argomento di domani. Per accennare, per difetto si intende ad esempio quando voi spedite un prodotto e il prodotto arriva danneggiato oppure non è conforme a quello che è stato pubblicato nell'inserzione. Per quanto riguarda invece il servizio eBay Premium, che dà come beneficio uno sconto del 10% sulla commissione sul valore finale, bisogna essere venditori con affidabilità top, offrire restituzioni entro 30 o più giorni, garantire tempi di imballaggio o nella giornata stessa dell'ordine o nelle 24 ore successive, offrire la spedizione nazionale gratuita e fornire un codice della spedizione. Anche questo è il codice spedizione o tracking code, che oramai è uno standard di fatto nell'e-commerce, è un argomento che andremo a vedere domani più in particolare. Questo è un esempio di un'inserzione in cui compaiono tutte le informazioni che abbiamo visto prima. Per cui qui c'è il badge per l'affidabilità top, infatti viene riportato 99,7% feedback positivi, venditore affidabile, consegna rapida, restituzioni facili. Ovviamente un compratore che vede un'inserzione di questo genere è più invogliato a comprare un prodotto rispetto che a un altro venditore invece che ha dei punteggi più bassi o che comunque non ha gli stessi standard. Servizio eBay Premium invece solitamente compare il badge a lato qui dell'inserzione. Questo è un esempio in cui si possiamo vedere il titolo che è stato dato, quindi la marca, il modello, la quantità di memoria, quindi vabbè, il paese, i colori, la condizione anche e il colore. Qui sotto si appunta il prezzo, si ha compralo subito, anche questo è stato chiesto alcune volte, quando un compratore ha davanti l'inserzione può scegliere o di fare comprarlo subito e quindi andare direttamente al checkout e inserire i dati di pagamento, oppure può avere anche aggiungi al carrello. Aggiungi al carrello vuol dire che semplicemente lui magari acquista più prodotti nel vostro negozio o più prodotti da venditori diversi e poi in un unico checkout andrà a pagare questi prodotti. Vi è poi l'opzione anche aggiungi agli oggetti che osservi. Questo perché magari un compratore è interessato a un determinato prodotto ma non è ancora del tutto convinto di volerlo comprare e quindi aggiungendolo agli oggetti che osserva ha modo di
ritrovare l'inserzione e andare a vedere, ad esempio, se è cambiato il prezzo, se è cambiata la quantità e via dicendo, per poi decidere di comprarla in un secondo momento. Anche qui, come vedremo, ci sarà ad esempio la possibilità, se uno stesso account di un compratore osserva più volte il vostro prodotto, di mandargli una proposta, ad esempio ti faccio lo sconto del 5% sul prodotto. Viene poi riportato appunto la spedizione gratis, la restituzione gratis, in questo caso la quantità e quelli venduti. Andiamo ora invece a parlare di Therapic, che poi vedremo più nel dettaglio. In questo caso è uno strumento che aiuta a capire cosa vendere su eBay, quando venderlo e a che prezzo. Si trova sempre nella console venditori, nella parte di analisi, performance analysis. In questo caso si può andare a inserire un determinato prodotto scegliendo la piattaforma di riferimento, quindi ebay.it, ebay.fr, ebay.uk, eccetera, e vedere, dopo faremo un esempio, tutte le inserzioni che sono state vendute e che sono ancora attive con quel prodotto, qual è la fascia media di prezzo per quel prodotto, quanti altri venditori offrono la spedizione gratuita e via dicendo. Per cui permette di aggiornarsi ed essere competitivi dal punto di vista della gestione delle proprie inserzioni. Vi è poi anche il gestore delle spedizioni, anche questi comunque vi metterò dopo in chat tutti i link per ritrovare queste piattaforme. Non è altro che appunto una piattaforma che permette di gestire meglio le inserzioni le spedizioni con eBay. Questo perché eBay ha delle convenzioni con determinati corrieri, che in Italia sono DHL, Nexiv e Poste Italiane, mentre invece per l'estero sono DHL, Nexiv e UPS. Se voi contattate questi corrieri tramite il gestore delle spedizioni, avrete dei prezzi più vantaggiosi rispetto che se li contattaste direttamente dal loro sito. Questo può essere utile soprattutto per chi ha iniziato adesso a fare e-commerce e quindi non ha contatti già con i corrieri, poi ovviamente andando avanti, acquisendo esperienza, acquisendo anche un certo livello del vostro e-commerce, potrete anche gestire in maniera più concorrenziale i prezzi con i corrieri rispetto a quello che offre il gestore delle spedizioni. Andiamo un attimo a vederlo, questo gestore delle spedizioni. Per prima cosa occorre fare l'accesso a questa piattaforma. L'accesso è molto semplice, nel senso che dovrete inserire, vedete, semplicemente il vostro nome account e la vostra password, per cui non dovete creare un nuovo account per gestire le spedizioni, è esattamente lo stesso. E da qui voi potete o valutare le tariffe, per cui ad esempio vedete qua, per spedizione nazionale voi avete Nexiv, e quindi a seconda del peso, a seconda del numero di spedizioni, vi dà tutti i prezzi. Per sistema espresso su punto di raccolta o sistema espresso, sistema completo e via dicendo. Stessa cosa per Poste Italiane, con Standard, Postal Delivery, Express Box, eccetera, eccetera, e DHL. Quindi queste sono le tariffe per le spedizioni nazionali.
per quelle internazionali, come detto, lo stesso ragionamento, semplicemente invece di, dato che prima vi ho detto DHL e Nexi, sono DHL, Poste Italiane e UPS, con le varie zone, cioè i paesi, vedere tutti i paesi in cui spediscono. Per cui potete sia vedere così le tariffe, sia ad esempio impostare un punto di partenza, un punto di arrivo. Qui adesso mettiamo in maniera casuale, impostare un peso e le dimensioni del pacco, e cliccando su scopri le tariffe si vedrà quanto costano le singole tariffe, quanti sono i giorni di consegna che può offrire ogni corriere, e poi tramite questi sarà possibile appunto scegliere quale tipo di spedizione poter fornire per la singola inserzione o per tutte le inserzioni del prodotto. Come detto, anche qua il mio consiglio è quello comunque di fare un po' di prove, vedere, farsi un po' un'idea, e poi tramite appunto questo gestore delle spedizioni andare a poi organizzarsi con i corrieri. Andiamo a vedere ora invece quali sono, anche se sono state già accennate ieri, i due tipi di vendita internazionale che eBay consente di realizzare. La prima è la vendita passiva, che può essere fatta da qualsiasi venditore, anche un venditore che ha l'account base. Questo perché appunto, facendo un esempio, io venditore con un account base pubblico un'inserzione su eBay.it e offro la spedizione internazionale. Ad esempio, offro la spedizione in Francia, ovviamente impostando un costo della spedizione diverso dalla spedizione in Italia. Un acquirente che abita in Francia, italiano, francese, di qualsiasi nazionalità, va su eBay.it, vede la mia inserzione, decide di acquistare il prodotto e il prodotto gli arriva secondo le spese, secondo i tempi previsti. Ovviamente lo svantaggio di questo caso è innanzitutto che l'inserzione è in italiano e quindi se la vede un acquirente estero, difficilmente può comprenderla del tutto. E in secondo luogo la vedrà solo su eBay.it. Se quindi un compratore francese andrà su eBay.fr, non vedrà la vostra inserzione. Per quanto riguarda invece la vendita attiva, che è quella che si può fare con l'account, col negozio premium, in questo caso io venditore pubblico un annuncio, un'inserzione in francese su eBay.fr, che è esattamente la stessa inserzione che io ho messo su eBay.it, e la vado a pubblicare utilizzando sempre lo stesso account. Cioè non ho bisogno di creare un account diverso per ogni nazione. Un venditore francese va su eBay.fr, vede la mia inserzione in francese e l'acquista. Ovviamente la spedizione sarà sempre dall'Italia. La differenza è che questa inserzione avrà molta più visibilità perché sarà nella lingua del posto e comparirà sul marketplace di quel determinato paese. Qui sostanzialmente va un po' a ripetere quello che vi ho detto io adesso a parole, ovvero per la vendita passiva si può creare un'inserzione che poi si mostra
su più siti, col prezzo che viene convertito nella valuta locale, e le tariffe, appunto, si pagano poi le tariffe di vendita di eBay che si applicano all'inserzione, per cui sempre secondo il tipo di negozio che avete. Okay. Mentre invece per la vendita attiva si possono creare inserzioni separate per ciascun sito eBay, personalizzare il prezzo, per cui magari voi avete un prodotto che in Italia ha meno mercato rispetto che all'estero, quindi avrete anche un prezzo diverso, potete impostare direttamente quel prezzo senza che sia lo stesso, perché sono effettivamente delle inserzioni diverse. eBay poi traduce, come detto, automaticamente le inserzioni nella lingua del sito eBay, perché come andremo a vedere, e vi linkerò, c'è appunto questo programma che si chiama Programma di Espansione Europea o Web Interpret, che prende le vostre inserzioni, le traduce nella lingua del paese di riferimento e le pubblica sul sito eBay del paese di riferimento. Qui vengono riportati, diciamo, i principali siti che sono divisi a seconda delle nazioni, per cui in Europa c'è ad esempio Germania, Belgio, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Svizzera. Segnalo, visto anche qua che mi è stato chiesto, che su eBay Svizzera la lingua ufficiale dovrebbe essere il tedesco, eBay Spagna, Regno Unito, così come quelle invece Nord America, Australia, per Stati Uniti eBay.com. Come detto, questo è il programma di espansione europea, che è un servizio in collaborazione con Web Interpret, che traduce gratuitamente le inserzioni. Quindi, in questo modo hanno più visibilità, forniscono anche appunto il supporto perché creano loro queste nuove inserzioni, e sostanzialmente questo riduce il tempo che voi dovete impiegare per tradurre le inserzioni e per pubblicarle sugli altri marketplace. Un altro bonus è la piattaforma di acquisto globale. Questo perché? Perché non tutti i paesi del mondo hanno un proprio sito di eBay. In alcuni paesi, come ad esempio qui viene detto Russia e Brasile, non c'è un sito locale come eBay.it, per intenderci. Per cui in questo caso viene mostrato l'inventario globale da tutti i siti internazionali di eBay. Quindi una persona dal Brasile, da eBay.com, vede anche le vostre inserzioni che sono su eBay.it. E in particolare, se voi ad esempio avete messo che nella spedizione internazionale spedite anche in Brasile, comparirà anche questa inserzione. Qui viene riportato molto brevemente quali sono i mercati eBay con sito locale, che danno accesso a 180 milioni di acquirenti attivi, mentre gli altri mercati, che sono sostanzialmente, diciamo, Centro, Sud America, Africa e Cina, che sono unsighted, quindi non hanno il proprio sito personalizzato, in questo caso si è accesso a 233 milioni di acquirenti globali. Qui viene riportato un esempio di un seller italiano che inizia a fare vendite internazionali. E in questo caso viene riportato una differenza fra il 2018 e il 2019, per cui seguendo un po' la cronologia,
Nel 2018 questo seller, questo venditore, attiva la spedizione internazionale da ebay.it, per cui fa vendita passiva all'estero. Dalla week 13 del 2019, quindi sostanzialmente dopo i primi tre mesi del 2019, inizia poi a caricare i prodotti che ha sul catalogo italiano anche sugli altri siti, e vedete quindi qui che c'è un aumento poi delle vendite rispetto a quando semplicemente sono vendita passiva. E per la week 27, che è sostanzialmente a metà dell'anno, ha un picco di vendite, ha un picco di vendite rispetto alla situazione precedente. Per cui non solo si ha un aumento della percentuale di vendite facendo vendita all'estero, ma in particolare facendo vendita all'estero passando da passivo ad attivo. Per cui, ad esempio, nel vostro caso, una situazione può essere, se non volete iniziare appunto subito a vendere all'estero, quella di fare un periodo, ad esempio, di vendita passiva, un po' di test con l'account base, poi successivamente passare appunto all'account premium e iniziare a fare vendita attiva. Perciò questo era quello che di cui volevamo discutere oggi. Io intanto recupero il gestore delle spedizioni e il programma di espansione europea per metterlo in chat, dopodiché vado a vedere le varie domande e andiamo a rispondere. Allora, quindi questo sono il gestore delle spedizioni, mentre invece questo è il programma di espansione europea, che come detto è per coloro che hanno l'account premium. Ok. Allora, prima appunto poi di cedere la parola alla mia collega, che invece vi parlerà del caricamento massivo delle inserzioni, andiamo a vedere. Allora, caricato negozio, promozione, commissioni. Perfetto, ci siamo sentiti anche ieri, poi se dopo vogliamo vedere molto volentieri. Io ho già provato a caricare un'inserzione, poi andando a fare una ricerca non si vedeva quello che avevo caricato. Okay? Questo anche ce lo segniamo, poi se mi dice il nome del negozio faccio una prova e vedo se trovo questa inserzione. Ah, potete inviarci queste slide? Allora, in teoria sì, devo un attimo chiedere, perché sostanzialmente sono state un po' prese in prestito da altri colleghi, per cui se loro mi dicono che non ci sono problemi, possiamo girare queste slide. Come si fa a controllare promozione attivata? Immagino promozione quelle che abbiamo visto ieri. Allora, vi faccio vedere subito. Allora, vado a condividere il nome del negozio, che allora poi vediamo, vedo anche quello. Allora, condividi, ok. Ok, allora, per controllare che le vostre promozioni siano attive, allora, per quanto riguarda la promozione del negozio gratuito, andate sempre da ebay.it, dopo aver fatto l'accesso con il vostro account, su impostazione account, nella sezione vendite, alla voce iscrizioni, e troverete iscrizioni attive, per cui troverete negozio base o negozio premium,
scritto gratis, data di inizio della promozione, data di fine della promozione. Per vedere tutte le promozioni che avete attive, invece, sempre da ebay.it, andate su il mio eBay, vendite, dalla console venditori, andate fino a offerte promozionali e qui trovate le offerte, quindi troverete inserzioni senza commissioni, negozio, 300 inserzioni per negozio base, eccetera, eccetera. Se non vi compare questo riquadro offerte promozionali, semplicemente andate su personalizza e controllate che sia segnato con il flag, quindi la casella offerte promozionali sia barrata. Vediamo ora le altre domande. Allora. Ok, come si fa? Allora, dice 3 giorni lavorativi. Sì, comunque questo poi lo vedremo domani più nel dettaglio quando parleremo degli ordini. Comunque quando si intende 3 giorni sono 3 giorni lavorativi, cioè abbiamo fatto l'esempio un'altra volta con un altro corso. Se un compratore vi fa un ordine venerdì sera, voi avete lunedì, martedì e mercoledì per poi spedire, sabato e domenica non contano. E appunto anche se l'ordine viene fatto dopo una certa ora, comunque avete lo stesso tutto il resto della giornata successiva. Allora, posso utilizzare dei mezzi in conto proprio per effettuare le spedizioni? Sì, assolutamente, perché eBay non entra nel merito delle spedizioni, nel senso eBay offre la possibilità di queste convenzioni, ma se voi già avete degli accordi con i corrieri e tutto, potete tranquillamente gestirle in autonomia. Non ho capito come si fa la descrizione in formato HTML, lì è semplicemente avere qualche informatico, comunque persona un po' più esperta di informatica nella propria azienda che sa scrivere, fare in formato HTML, semplicemente quello, non, niente di più, niente di meno. Ci sono template HTML fatti da eBay? Allora, fatti da eBay no, però ci sono dei vari template, se cercate, che sono in vendita su eBay, che sono template sia per il negozio in generale, sia per le inserzioni. Ho creato un'inserzione e mi appaiono 3 errori. Manca la voce MPN, campo EAN. Se non ha quel codice, segnare semplicemente non applicabile. Poi, ho creato un'inserzione e compaiono 3 errori, immagino inserzione caricata dalla console venditore. Comunque anche qua, nel dubbio, mandi poi una mail supporto con lo screen, eccetera, e vediamo. Comunque, solitamente nella parte EAN si può mettere non applicabile. È una ricerca di mercato, allora immagino si riferisca a Therapeak, infatti adesso lo andiamo a vedere. Allora, ok. Allora, sempre qui dalla console venditori, come detto, vi è la parte ordini, inserzioni, marketing, performance, analisi, cioè ricerca sul prodotto Therapeak. Quindi qui potete inserire ad esempio un determinato prodotto. In questo prodotto vi dirà qual è il prezzo di vendita medio in questo periodo, quindi in questo caso sostanzialmente nell'ultimo anno, che qui abbiamo messo ultimi 365 giorni, ma possiamo personalizzare, mettere 7 giorni, 30 giorni, eccetera. Quindi qual è il prezzo di vendita medio?
Qual è la fascia dei prezzi di vendita? Ok, perché sostanzialmente magari alcuni saranno degli accessori o cose. Qual è il prezzo medio della spedizione? Quanti offrono la spedizione gratis in percentuale? Quanti ne sono stati venduti in totale e il numero totale dei venditori? E vengono riportate proprio tutte le inserzioni, che possono essere messe in ordine di prezzo di vendita medio, di totale venduto, totale vendite e data dell'ultima vendita. Quindi tramite questo voi potete vedere più o meno quelli che ad esempio hanno venduto di più, che prezzo ha messo, che spedizione ha messo, come hanno impostato la descrizione, che tipo di immagini hanno usato e via dicendo. Si può poi mettere mostra tendenze di vendita e si vede sostanzialmente qual è il prezzo di vendita medio mese per mese e qual è il totale venduto mese per mese con una linea di tendenza. Anche qui il consiglio è quello di smanettare un po', provare un po', testare, mettere vari prodotti e vedere. Poi vi è anche una parte su miglioramento delle inserzioni. Qui semplicemente questo è un account di prova per cui non ce ne sono. Però, ad esempio, vengono riportate alcune inserzioni che possono contenere alcuni errori e anche consigli sullo stoccaggio per gli oggetti. Questo perché, ad esempio, se voi vendete ad un certo ritmo, eBay vi riconosce, vi avvisa e dice: guarda, se tu non metti altri prodotti in stock di questo, magari tra 10 giorni ti trovi senza. Quindi poi lì c'è il problema che comunque se un prodotto sta vendendo bene, poi dopo non ce l'hai più, poi ovviamente non lo puoi più vendere se non ti muovi in anticipo. Per cui questo è lo strumento di Therapeak, appunto uno strumento gratuito che è già compreso, e mettete qua, provate, si può mettere appunto o il prodotto o la parola chiave, scegliere una categoria, mettere che ricerca avanzata per fasce di prezzo, ubicazione dell'acquirente, ubicazione del venditore e via dicendo. Allora, torniamo qua in chat. Allora, nome del negozio, ok, dopo provo a vedere, ok. Le spedizioni sono assicurate? Sì. Cioè, questo poi appunto è gestito dal corriere, non da eBay, per cui quando voi comunque fate l'accordo col corriere e comunque sottoscrivete questo accordo, tendenzialmente c'è poi l'assicurazione sulla spedizione. Comunque già il fatto che vi sia il numero di tracciamento è già quello assicura che poi c'è anche l'assicurazione, assolutamente. Se si necessitasse di una spedizione refrigerata, allora, per una spedizione refrigerata non saprei, bisognerebbe vedere un po' il caso singolo. L'avviso è comunque che c'è una certa, essendoci questa politica comunque del reso entro 14 giorni, c'è anche questa politica sul fresco, cioè il prodotto deve essere un prodotto che non vada a deperire entro un determinato periodo, proprio perché il cliente deve avere la possibilità di fare il reso, quindi almeno 14 giorni più giorni di eventuale spedizione per il reso, il prodotto deve mantenersi integro, intatto, appunto, senza andare a male. Le commissioni eBay, se vende in paesi extra, che valuta vengono addebitate? Allora, vengono sempre addebitate in euro, semplicemente viene fatta poi la conversione sui vari marketplace, per cui un prodotto venduto a tot in euro viene fatta la conversione, ad esempio in sterline o altro. Come detto, comunque voi potete, se fate vendita attiva e quindi andate su un altro marketplace, potete impostare il prezzo che volete. Poi semplicemente
se voi impostate 100 sterline per quel determinato prodotto, sarà fatta poi dopo la conversione in euro e poi la commissione sarà appunto in euro. Ok, questi sono quelli che ho messo nel negozio. Ho caricato un articolo, ma non lo vedo. Anche qua direi di mettere poi il nome del negozio, così provo a vedere. Per la promozione delle commissioni, lo rivediamo subito, cioè per vedere se è attiva. Allora, andiamo sulla console venditori, nella parte di panoramica, alla voce offerte promozionali. In queste sono tutte le offerte che voi avete attive, per cui avrete anche tot inserzioni al mese senza commissione. E quindi troverete qui l'attivazione. Per cui, come detto, se non avete nella sezione panoramica offerte promozionali, andare su Personalizza e controllare che sia segnata. Allora, mi ripete cosa, se no salto delle domande. Si potrà modificare un'inserzione già pubblicata, certo, perché ad esempio se voi mettete la quantità e poi dopo vendete un determinato numero di prodotti, la potete modificare. Non si vede più la tua schermata, quella era già da prima. Qui adesso, nel caso se poi non si è visto qualcosa, lo rivediamo. Raccolgo un attimo un po' di domande, così poi faccio vedere tutto insieme. Presento di nuovo tutto in una volta. Quindi si può modificare l'inserzione, vediamo come si modifica. Paghiamo mensilmente le traduzioni dei nostri prodotti tramite eBay. Come posso usufruire della promozione gratuita? Allora, poco più su ho messo appunto il link che è Spazio Venditori, Vendite Internazionali, Programma Espansione Europea. Anzi, facciamo così, lo prendo e lo rimetto in chat. Mi ripete come accedere all'analisi, questo poi lo rivediamo anche le inserzioni. Interopic si può accedere solo se si è venditore o può accedere anche l'acquirente solo se si è venditore, solo per i venditori professionali è disponibile. In caso di alimenti, come detto, dipende questi alimenti, che tipo di alimenti sono, quindi se sono alimenti che deperiscono o meno, per cui se ad esempio si vende caffè, vini, cose del genere, non ci sono problemi di nessun tipo. Analisi trovato. Perfetto. Se un prodotto viene reso, le commissioni vengono applicate ugualmente? No, vengono applicate solo sul venduto. Se è reso, no, non si applica la commissione. Perché mi chiede l'iscrizione a Therapic? Ho già aperto il negozio. Ok, può essere semplicemente che il primo passaggio dica iscriviti e poi lo attivi, semplicemente. Per assistenza sulla vendita di software è necessario passare attraverso l'assistenza, posso fare in autonomia. Allora, per la vendita software dipende che tipo di software sono, perché sono venduti dei software. Adesso vado a presentare così vediamo un po' tutto insieme, perché eBay prevede uno spazio dove caricare il software da scaricare. Adesso lo vediamo. Allora, dov'è qua? Presenta, così rispondiamo anche al resto. Allora, qui c'è un esempio, software. Allora, i software vengono venduti, però vengono venduti software sostanzialmente fisici, cioè proprio lo scatolotto con dentro il CD, le cose. Sempre per il discorso
che tendenzialmente si, come dire, si vendono beni comunque e non servizi. Per cui se il software può essere un software che poi viene scatolato così e venduto con un CD oppure con una chiave di accesso, allora si può fare. Per cui se ad esempio andiamo a vedere questo che è antivirus, ok, questo tranquillamente si può andare a inserire, si mettono tutte le informazioni come se fosse quello classico. E per cui sì, non, da questo punto di vista non ci dovrebbero essere problemi, assolutamente. Perché anche qua vengono venduti altri software, altri simili. Per quanto allora riguarda la questione delle inserzioni, così rispondiamo un po' a tutto. Allora, nelle inserzioni, come detto, sono da qui. Io ho un'inserzione qualsiasi di queste. Quando vado su modifica, quantità, ad esempio prima non so, ne avevo 10, ne vendo 2, scriverò quantità 8 e farò aggiorna inserzione. Oppure ho visto che un certo prodotto sto vendendo a un prezzo che non è conveniente, non me, invece di 500 lo alzerò a 550 tranquillamente, poi faccio aggiorna inserzione. Sì. Si modifica direttamente da qui, senza problemi. Allora, per quanto invece riguarda appunto la parte delle analisi, come detto appunto è qua, da console venditori, panoramica, ultima voce analisi, che ha ricerca sul prodotto Therapic, miglioramento delle inserzioni e consigli sulle scorte, quello che abbiamo visto prima. Allora, vediamo poi. Allora, la fattura settimanale di eBay, la fattura italiana, la fattura di eBay è mensile, non è settimanale e si può mettere o alla fine del mese o a metà del mese ed è una fattura italiana perché comunque voi siete residenti in Italia, siete iscritti da eBay.it per cui sì, è italiana. Come posso conoscere la percentuale dei resi di una categoria? Appunto, per la percentuale dei resi sulla categoria si va allora su ok, percentuale di resi, perché effettivamente su Therapic dà la percentuale della spedizione gratis. Inserzione sponsorizzata, allora per invece la percentuale sui resi dovrei in realtà informarmi un attimo, per cui la cosa che posso dire è di comunque scrivere poi il supporto così diamo anche questa informazione. Diciamo che tendenzialmente come dato proprio molto, molto raw, molto, molto diretto, se uno dà la spedizione gratis, tendenzialmente dà anche i 30 giorni di reso gratuito. Per cui se vedete ad esempio che un prodotto ha il 30% di spedizione gratis, tendenzialmente ha anche intorno al 30% degli acquirenti, dei venditori che poi fanno anche il reso gratuito a 30 giorni. Allora, queste analisi sono esportabili su Excel. Allora, se non sbaglio, dovrebbe esserci sì la possibilità di esportarle poi.
Vediamo allora, che da qui. Allora, forse no, su Excel chissà di no, almeno qui non trovo la dicitura per esportare. Anche su questo mi informo un attimo, perché si può scaricare il report sicuramente dei propri ordini, della propria attività, non so se si può fare lo stesso in generale per le analisi in generale di Therapeutic. Allora, come posso? Ok, questo l'abbiamo visto. Allora, il prezzo del negozio base è 19,50, IVA esclusa, giusto? Allora, sì, il prezzo del negozio base è 19,50 euro e dovrebbe essere IVA, sì, dovrebbe essere IVA inclusa, sì, 19,50, semplicemente appunto, che però poi è comunque gratuito per i 12 mesi se attivate la promozione, quindi IVA inclusa. Ok, allora, direi se per ora non ci sono domande altro. Io darei la parola alla mia collega Sara, che appunto vi parlerà di scambio file, che è il metodo principale per caricare più prodotti insieme. E poi ci risentiamo tra poco per poi eventuali domande, il resto, e vediamo un po' appunto, qualche negozio, qualche inserzione che avete fatto fra ieri e oggi. Ok, Francesco, grazie. Buongiorno a tutti e io vi farò vedere come caricare i prodotti massivamente su Scambio File. E adesso condivido lo schermo. Ok. Perfetto. E per andare su Scambio File dobbiamo andare sempre su il mio eBay. Vendite. Poi dobbiamo cercare gli strumenti di vendita e scambio file. Ok, e a questa parte abbiamo per caricare i prodotti. Anche per vedere il risultato di questi caricamenti, e poi abbiamo l'opzione anche di scaricare i file che abbiamo già caricato, sia le inserzioni attive, quelle che sono in bozze, e tutto quello che avete già fatto, potete anche scaricarlo a questa parte. E i file che dovete compilare per caricare i prodotti con questo scambio file devono essere file CSV. E adesso vi faccio vedere come caricarlo. Andiamo su Carica file. Dobbiamo scegliere il file che vogliamo e io a questo punto farò la prova con un file add. L'azione add per caricare i prodotti e clicchiamo su carica. Ok, per vedere questo risultato di caricamento andiamo qua. E qua c'è il file di risposta che ci ha dato File Exchange, dove ci dice se il prodotto si è caricato o no. Poi a questa parte possiamo scaricare come ve ne ho detto prima tutte le inserzioni. Vediamo, possiamo selezionare quelle con inserzioni attivi
e quelle vendute, non vendute, in attesa di pagamento, e pagati ed spedire, pagati e spediti, e consigli, e quelli archiviati, e tutti gli oggetti venduti e archiviati. E seleziono ad esempio attivo, sempre su scambio file, e tutta l'inserzione in corso, e poi clicchiamo su salva. E adesso abbiamo ricevuto la richiesta di download per vedere questo download completato, e veniamo qua. E a questa parte abbiamo quel file con i prodotti che abbiamo caricato. In questo caso, quelli che abbiamo scaricato adesso sono quelli attivi, ad esempio. Non so se avete qualche dubbio, qualche domanda, adesso vedo in chat. Ok, avete visto i passaggi per arrivare a scambio file? Ok, perfetto. Se qualcuno, come ha detto Francesco prima, che ha contattato qualcuno con lui, vuole caricare i prodotti, vedere come si caricano i prodotti insieme, possiamo anche farlo adesso. Ok, per creare il file CSV. Questo è un esempio di file CSV. Questo non è uno semplice, è un prodotto con delle varianti, ma quello che dovete compilare per caricare questo file è sempre a questa colonna, ad esempio l'action add, ma potete anche caricare un file per modificare e anche per eliminare questo file, questi prodotti che volete caricare. Poi dovete compilare la categoria, il titolo, le condition ID, che è lo stato del prodotto, cioè se è nuovo, usato. Poi l'MPN, come appena detto Francesco prima, se non avete né questo valore né neanche LEAN, e potete mettere il valore non applicabile. Poi potete inserire fino a 12 immagini, e questo caso è un po' diverso, ha questa struttura un po' diversa perché è un prodotto con delle varianti, si fa un po' più diverso, ma la struttura è sempre la stessa. Poi mettiamo qua la descrizione del prodotto e il formato del prezzo, e questo caso è sempre fixed price, e la duration GTC vuol dire che è un annuncio chiuso, non aperto, e il start price è il prezzo, la quantità, e location, e shipping profile name, e return profile name, e anche payment e profile name. Sono le regole di vendita, quello che abbiamo visto ieri, e dovete inserire qua il nome della vostra regola, sia per il shipping, per il return e per il payment. E poi questi campi si compilano soltanto con i prodotti che hanno delle varianti. Ok. E questo file serve per caricare i prodotti massivamente, cioè se volete caricare soltanto un prodotto, ad esempio, va bene, se lo fate manualmente, ci sta. E non,
è facile, è una cosa facile da fare, ma se volete caricare prodotti massivamente, non lo so, 200 prodotti con delle varianti, è un lavoro, è più semplice caricare questi prodotti attraverso questo scambio file. Ad ogni modo, vi possiamo inviare sia se ci avrete un ticket per il supporto alla nostra mail di supporto, vi possiamo sempre inviare le guide che abbiamo a disposizione con il file di add, di revise e anche di end, sia per caricare, per modificare ed eliminare i prodotti e anche con i campi da compilare, tutto ciò viene spiegato da noi quando avrete bisogno. Sono templi di eBay per il CSV? Sì, potete anche aggiungere CSV, cioè, scusatemi, l'HTML nella descrizione del file CSV. Sì. Ok, non vedo più domande. Se qualcuno, come abbiamo detto prima, vuole, non so, provare a caricare qualche inserzione, qualche file, siamo a disposizione. Ok, allora. Ecco, allora, per rispondere a prima, la cosa di Sbernini Arreda, nel frattempo ho visto un attimo, e a Sbernini Arreda negozio c'è, l'inserzione c'è, quindi ovviamente quello che si consiglia è mettere poi il logo, il banner e la descrizione. Per quanto riguarda l'inserzione sembra che vada bene, ma le foto vanno bene, anche queste foto qua, ovviamente stessa cosa per la questione dell'abbigliamento. Chiaramente si possono mettere foto in cui si vede il prodotto indossato o utilizzato, l'importante è che sia sempre il più possibile neutro, poi come sfondo. Qui va bene perché poi ci sono tutte le varianti con i colori. Perfetto. L'unica cosa che posso magari consigliare è di fare anche altre angolazioni, ad esempio anche la vista frontale o la vista dall'altro lato, di aggiungere. Per il resto, condizione, rifinitura, colore del tessuto, ok? Quindi postate le regole di vendita, perfetto. E tutta la parte su specifiche e via dicendo, e poi la descrizione, perfetto. Quindi qui è semplicemente la questione, appunto, magari di mettere più angolazioni delle foto e di comunque finire poi il resto per quanto riguarda il negozio. Mentre invece un altro venditore con cui mi sono anche sentito ieri, questo esatto negozio, appunto, qui il logo del vostro negozio, l'insegna, un banner che faccia vedere alcuni dei prodotti che vendete, perfetto, con una descrizione. Visto che ce l'hanno sentito ieri questo venditore, se vogliamo provare a caricare insieme una inserzione, direi che possiamo farlo. Se ad esempio lui vuole condividere il suo schermo e vediamo insieme, così come se altre persone adesso che hanno fatto il negozio, hanno fatto delle inserzioni, vogliono che le vediamo adesso insieme, abbiamo tempo, possiamo farlo, o se ci sono altre domande. Ciao Intanto, sì, Francesco, ecco qua. ho preparato una bozza di un oggetto
Come faccio a condividere lo schermo? Allora, ci dovrebbe essere il tasto dove dice dettagli della riunione. Dovrebbe esserci presentare. Presenta. Andando presenta in basso. Ora. Ok, sì. Presenta ora, poi tutto lo schermo e... Ok. Presenta ora il tuo schermo intero. Ok. E puoi dare la conferma col tasto blu. Condivido. Qui si è inchiodato tutto. Vedi qualcosa? Per ora non ancora. Ci deve essere qualcosa che non va, perché io schiaccio condividi ma non va da nessuna parte. Allora, annulliamo, torniamo indietro. Ah, prima deve comunque cliccare presenta ora. Sullo schermo, cioè le compare condividi lo schermo intero, proprio cliccare fisicamente sullo schermino che compare. Questo schermo intero, questo video. Ok, adesso qui mi fa vedere lo schermo intero. Però il tasto condividi non si apre. Allora, provi a cliccare condividi sul... tutto. Allora, i passaggi sono, quindi condividi, poi condividi tutto lo schermo, poi cliccare sullo schermino piccolo che compare nel riquadro bianco e dopodiché cliccare su condividi. Ma non me lo evidenzia, condividi. Allora, non so perché. Provi proprio a cliccare Allora. quando apre lo schermo e dice condividi il tuo intero schermo, è proprio cliccare sullo schermino che compare, in modo che poi abbia il contorno azzurro. A quel punto dovrebbe da grigio il tasto condividi diventa blu. Ok. Ci ho messo un po' a capire, era colpa mia. Perfetto. Lo vede adesso? Sì, adesso si vede. Ok, adesso qui sopra in gestisci bozze dovrebbe Okay. esserci questa... Sì. Qua Riprendi la lumino. bozza. Esatto, quello del lumino, l'unico che ho caricato. Ovviamente le foto sono meno dettagliate di quelle che hai fatto vedere prima, perché ho preso quelle che avevo salvato. Io qui Allora. ho inserito il titolo. Ok, questo titolo, allora, c'è colorata senza contenitore, colori e scelta, lunga durata. Ok. Direi che come titolo va bene, io toglierei anche il punto alla fine del titolo, cioè dopo durata. Ok. Ok. Poi categoria, ok, casa, arredamento, bricolage, feste, occasioni, decorazioni, ok. Va Anche bene. perché altre categorie io non ho trovato. No, va bene. Ovviamente io faccio tutte candele, perciò verranno inserite tutte in questa, credo, categoria, perché... Ok. Poi dopo c'è categoria del negozio, nel senso se poi successivamente imposta anche delle sue categorie del negozio, la rimanda a quello. Ok, varianti. Ah, come si fa a inserire le categorie del negozio? Allora, dopo lo vediamo, cioè dopo condivido Ah, il mio ok. schermo e faccio vedere come si creano le categorie del negozio. Poi appunto varianti, in questo caso, visto che sono diversi colori, fare crea varianti. Fonte di E quindi in alimentazione, questo caso si può aggiungi. scegliere in base a cosa? Facendo aggiungi. Ok. Ok, ci dovrebbe essere a un certo punto. Faccio aggiungi altro attributo. Sì.
Quindi si può mettere colore, esatto. Attributo non valido. Allora. Ah, Non ok. valido. Forse ho capito. Aspetti che provo a vedere anch'io da qua. Allora, un attimo. Inserzione. Nella parte di varianti che è qua. Ho aggiunto colore lumino, l'ha preso. Ok, sì, infatti perché stavo facendo la prova anche sul mio account, infatti così. Perché solo colore non lo prendeva, invece ho scritto colore lumino, l'ha preso. Ah, oh, strano. Che vabbè, facendo qua dalla prova, quando metto attributi colore, poi mi dà opzioni e posso scrivere rosso, nero, giallo, bianco, eccetera. Ok, opzione, perciò si può mettere i colori. Esatto. E qui aggiunge tutti quelli Prendiamo che. un altro, solo così per fare una prova. Sì. E questo è quello che le chiedevo prima, se era poi possibile successivamente andare a modificare l'inserzione, perciò in questo caso potrò andare a modificare questa parte mettendo degli altri colori. Ok. Sì. Allora, ecco, poi qua semplicemente appunto, poi dopo segna le foto per i determinati colori, sostanzialmente, se comunque sono già state Ah, caricate. vado. Ho capito, perciò vado a cliccare la foto e scrivo, gli do un nome. Allora. Sì, cioè nel senso lei alla fine se ha già messo tutte quelle foto lì con i colori, va bene anche così, cioè nel senso uno scorre le foto e vede i vari colori, per cui. Sì, perché altrimenti qui sotto ho visto che c'è scritto aggiungi foto della variante, perciò in quel caso lì inserisco una foto in base alla Sì, variante del colore che gli ho si messo. può mettere una foto variante oppure semplicemente quando si carica l'inserzione si mettono tutte le foto perché appunto qua nella parte sotto c'è la parte in cui si può Ah sì, è vero. associare il colore a ogni foto sostanzialmente. Sì, ho visto sotto. Perciò in questo caso andremo a mettere. Si può modificare una di queste foto? No. Colore lumino. Quindi bisogna aggiungere delle altre foto. Praticamente sono delle foto in base alle varianti. Sì, io a questo punto al massimo la cosa che consiglierei è appunto quella di mettere direttamente nelle varianti le foto. Ok, perfetto. Perciò le tolgo di qua, le Sì, esatto. E tolgo metterle dalle dire. predefinite e le metto nelle varianti. Esatto, Ok. sì.
Poi inserisci il prezzo, dovrei già averlo messo. Ok. Però qui non me la... No, no, inserisci una variante. Il prezzo è sempre uguale. Ok, sì, questo semplicemente perché magari capita che alcune varianti a seconda, ad esempio, di quanto poco venda un colore, di solito si può, come per le scarpe, con i colori un po' più particolari, eccetera, di solito costano di meno rispetto a quelle classiche. Però nella quantità, ad esempio, io qui ho messo il prezzo di, se vuoi comprare un lumino, pure puoi comprarne 10, 100, 1000, ne puoi comprare quanti vuoi. Come gestiamo questa cosa? Inserisci la quantità per le varianti che hai selezionato? Sì, semplicemente quanti ne ha. Cioè, se lei in magazzino ha 100 lumini... Ah, non è un minimo d'acquisto questo? No. La parte poi del minimo di acquisto, eccetera, è da un'altra parte. Questa è proprio la quantità che ha lei disponibile a magazzino. Okay. Cioè, se gliela ordinano, lei ce l'ha pronta da spedire. Se dice codice prodotto devo andarlo a cercare, che al momento a memoria non me lo ricordo. Ok. Cosa faccio? Salvo e chiudo? Sì, per ora fare salvo e chiudi. Ok. Allora, vediamo poi andando giù le altre, a parte delle varianti, la condizione nuovo, ok, poi le foto specifiche, ok, marca, tipo, poi qua appunto sempre più, come detto, più specifiche mette, meglio è. Qui ad esempio nel materiale ho inserito cera, però non me l'ha presa. Perché nel materiale non c'è niente, allora ho scritto aggiungi. Scriviamolo qua. C'era. Inserisci il tuo. Sì. Non me lo prende. Allora provo anch'io a farlo sulla mia inserzione di prova. Allora. Ho scritto 100% cera colorata, l'ha preso. Ok. Sì, alle volte semplicemente un po'... Infatti, evidentemente se si scrive poca roba e non lo prende. Sì, è utile, infatti è utile anche vedere un po' come sono fatte le altre inserzioni sugli stessi prodotti per capire un po'... Perché ho visto che sopra c'è scritto 100%, 100%, l'ho detto vabbè, però non scrivo 100% cera colorata. Perfetto. Poi appunto vabbè, descrizione, ok. Opzioni aggiuntive cosa sono? Allora, opzioni aggiuntive, provi a fare mostra più opzioni. Specifiche dell'oggetto. Sì, sono proprio appunto, per questo caso per quali occasioni, se c'è un personaggio disegnato sul lumino e via dicendo, cose del genere, insomma. Okay, qual è il tema, natalizio, altro, cose di questo genere. Ok, descrizione. Io nella descrizione ho copiato quella di prima, ho semplicemente aggiunto le misure. Ok, va bene, sì. Poi appunto le misure si possono rimettere anche nelle specifiche. Ok. Poi formato, che compro subito, durata senza scadenza, che pubblica immediatamente. Bene, gamma dei prezzi, IVA, ok. Per quanto riguarda il prezzo che ho imputato, sono prezzi già IVA compresa? Tutti i prezzi che imputiamo sono tutti IVA compresa? Sì. Ok. Poi opzioni di pagamento, ok.
Il L'opzione di pagamento. pagamento viene fatto tutto tramite PayPal o viene fatto anche tramite bonifico, dato che ho inserito il l'IBAN della banca? Allora, si può fare anche tramite bonifico altro. Questo è semplicemente la parte in cui, nel momento in cui ha impostato delle regole di vendita. Sì. Aspetti che controllo un attimo anche dal mio. Sì, ok, esatto. Nel momento in cui ha impostato delle regole di vendita verranno fuori dettagli, spedizione, eccetera, con appunto le regole, quindi regole sui pagamenti, regola sulla spedizione, regola sulla restituzione. Verrà fuori un menu a tendina, semplicemente selezionerà la regola e quindi si rifarà a quello. Per cui non dovrà mettere per ogni inserzione ogni volta a ridire qual è il pagamento. Perfetto, perciò viene una regola automatica per tutte le inserzioni. Sì, si può mettere automatico, comunque più anche proprio a tendina puoi scegliere se uno ha più regole di vendita a seconda del prodotto. E poi appunto, beh, dopo le altre informazioni, cioè sostanzialmente invece di avere tutte queste opzioni pagamento e restituzione, ci sarà solo una tendina e basta in cui dirà nome di quella regola di vendita tot e basta, e Ok, prenderà in perfetto. automatico. Per quanto riguarda i Uguale. dettagli della spedizione, ho inserito questa spedizione classica. Sì, anche questo uguale, cioè sia spedizione che pagamento, appunto, una volta che ha la regola di vendita, la prende in automatico senza bisogno, cioè tutte queste informazioni che lei ha messo qua le mette nella regola di vendita e poi richiama direttamente quella quando mette le inserzioni, senza bisogno di stare a scriverlo ogni Perfetto. volta. E ok, poi il luogo in cui si trova l'oggetto, E qui in questo caso si può anche mettere appunto un acquisto multiplo scontato e Sì. quindi si può scegliere ad esempio se compra un tot di oggetti qual è la percentuale di sconto sostanzialmente. 2 o più oggetti, 3 o più oggetti, 4 o più oggetti. Sì, e poi c'è la percentuale che si può Quello di scegliere fianco. Ok. liberamente. Esatto. Dobbiamo mettere 2% di sconto. 3% di sconto. Proprio esagero nella scontistica. Anche su 4 lumini. E tariffe cos'è? Tariffe, anche questo si gestisce dalle regole di vendita e ad esempio se vende all'estero oppure ad esempio isole, eccetera, eccetera, ci saranno delle tariffe particolari a seconda della zona, Ok. sostanzialmente. Ok. Poi appunto da qui può salvare come bozza o fare l'anteprima oppure mettere poi in vendita, però appunto prima di mettere in vendita, beh, a parte che se uno ha appena creato il negozio, tendenzialmente non è che mette in vendita 10 minuti dopo le comprano 100 lumini, per capirci, però comunque prima appunto di Sì. Perfetto. mettere a posto un po' le cose che abbiamo visto per l'inserzione, poi cioè sostanzialmente una volta che uno ha messo a posto l'inserzione, ha già il suo corriere, ha già tutte le cose impostate. Mette l'inserzione e poi vabbè, ovviamente si tratta di aspettare un attimo, che magari non è subito immediato che ci siano degli acquisti, poi a mano Certo. si inizieranno ad avere. Va bene, va bene. Allora, quindi a questo punto non so, adesso vediamo un attimo la chat perché l'ho un attimo escluso. A template, ok, questo abbiamo visto prima. Per la vendita di detergenti auto ci sono procedure particolari da seguire? Allora, non penso,
se esistono delle procedure per la vendita standard, sono le stesse, altrimenti non penso. Poi io ho caricato un annuncio, ma non lo vedo. Allora, questo qua, ok, sarà Aldo Buffone Group SRL, penso che sia il nome dell'account e chiederei il nome proprio invece del negozio, non dell'account, così poi vediamo il negozio direttamente. Allora, a meno che questo non sia il nome del negozio, già, comunque cerchiamo un attimo. A me non è permesso di entrare con questo nome. Comunque, Ok, penso di no. SRL. Eh sì, me l'ha trovato. Sì, io se l'inserzione è stampante per etichette con USB, sì, adesso condivido perché alle volte magari mette l'inserzione e ci metto un attimo a caricarla. Non è immediato, comunque. Presento un attimo così vediamo anche questa inserzione. Allora, ok, qua. Perfetto, beh, per il negozio sempre lo stesso discorso, cioè di mettere poi il logo e il banner. Questa è l'inserzione. Ok, allora, tempo rimasto. Qui, come detto, c'è l'opzione anche di mettere poi come si vuole. Che l'inserzione dura, cioè si rinnova ogni 30 giorni oppure poi ha una scadenza. Ok, condizione nuovo. Ok, qui ho messo anche la possibilità di fare offerta, regole di vendita, quindi su spedizione, consegna, pagamenti, restituzione 14 giorni. Ok. Descrizione, quindi condizione, garanzia, ok. Qui in questo caso quello che io farei è mettere, beh, intanto più foto, sicuramente perché, cioè, nel senso, questa foto va bene perché sfondo neutro e con buona qualità, quindi si vede bene. Quindi mettere più foto, anche se non ci sono varianti, appunto più foto, magari da diverse angolazioni. E mettere più specifiche dell'oggetto, quindi adesso questa è una stampante USB, quindi non so, comunque avere peso, dimensioni, quali tipi di compatibilità con, insomma, andare a mettere un po' più di specifiche dell'oggetto. Adesso proviamo a vedere, faccio vedere uno dei negozi che vendono di più su eBay, che è Yepon, che vende tecnologia, per vedere come è fatto il loro negozio e l'inserzione. Allora, hanno qui appunto il loro logo e poi il banner. Nel banner hanno messo una panoramica con appunto i prodotti che vendono a seconda, diciamo, delle categorie che interessano di più, quindi informatica, casa, bricolage e elettrodomestici. Una descrizione appunto molto breve, in cui sostanzialmente si dice di cosa si vende. La spedizione, quindi con vari marchi, prezzo e offerte. Queste poi sono le categorie del negozio che tra un attimo vado a far vedere come si impostano, quindi andando così si hanno già dei filtri con cui poi il cliente può scegliere, invece di vedere tutto l'elenco, sceglie lui direttamente come filtrare in base a quello che gli interessa. Quindi queste sono, ok, le inserzioni. Come detto, andiamo a vedere un'inserzione in generale. Ad esempio questa, quindi dice la marca, il modello, da quanti pollici è, che diciamo ad esempio nel caso del televisore è l'informazione più importante, se è in 4K, con
con che tipo di wifi ha e via dicendo. Quindi qua quantità disponibile limitata, ok, qui compralo subito, poi beh, qui hanno anche estensione di garanzia, eccetera. Spedizione rapida e gratuito, vari tipi di pagamenti, la restituzione. Poi la cosa da far vedere soprattutto è le specifiche, cioè quante specifiche ci sono qua. Sono una marea. C'è il Bluetooth, display, colore del prodotto, montaggio standard, tecnologia, numero, colore del processore, se ha una scheda processore AMD oppure Nvidia, la risoluzione massima, la marca EAN, eccetera, beh, qui sono messi, altri non sono disponibili, dimensioni schermo, sistema operativo, numero di altoparlanti, per cui qui ci sono una marea di specifiche. Per le foto, qui è appunto semplicemente una foto e basta, perché sostanzialmente in questo caso è stato optato per questa scelta. Magari in altri, adesso proviamo a vedere un altro, che in questo, ad esempio, in una caffettiera classica della Bialetti, quindi vi è una foto frontale, una foto contestualizzata che è comunque tendenzialmente neutra perché non ha colori troppo che discostano rispetto al prodotto. Una parte invece che fa vedere la parte interna e poi una parte con, ad esempio, la caffettiera smontata. Anche qua, vengono riportate tutte le specifiche che ci sono e la descrizione. Per cui questo è comunque una tipologia, diciamo, di inserzione che va bene. Per cui non dovete per forza mettere tutte, occupare tutte e 12 le foto. Cioè, meglio avere poche foto, ma fatte bene, mirate. Quello che veramente fa è il titolo, mettere le informazioni. Cioè, se io compro una macchina del caffè, voglio sapere quanto tiene, qual è il colore. Qual è la pressione, magari, ok, la marca e il modello, sostanzialmente. Per quanto riguarda le categorie del negozio, visto che l'abbiamo detto prima, lo andiamo a vedere. Appunto, come detto, quando si fa l'inserzione, come avete visto, ci sono le categorie in cui mettere il prodotto. Poi, se si va sempre su il mio eBay vendite, quindi alla console venditori, se si apre, che oggi mi sembra che funzioni abbastanza bene eBay, per cui dovrebbe andare. Ok, proviamo a dargli un altro. Ok, sempre nella parte di marketing. Qui avete il vostro negozio, nella parte di gestisci il tuo marchio, dove abbiamo visto ieri che poi c'è modifica al negozio, c'è anche gestisci categorie del negozio. Facciamo l'accesso. Ok, quindi qua, da qua voi avete le categorie. Queste categorie che voi vedete, che sono messe, sono quelle esattamente che c'erano nel negozio. Che abbiamo visto. Quindi sono quelle che compaiono qui a lato. Queste qui a lato vengono inserite da qui, quindi da qui si può aggiungere categorie, si può rinominarle, spostarle e decidere i prodotti in quale categoria inserirli, appunto, quando poi si va a fare l'inserzione. Quindi il consiglio è prima di impostare le categorie del negozio e poi quando si fa l'inserzione nelle opzioni, se vi ricordate, c'è categoria negozio e si va a mettere tech, fashion, home and garden, in modo che siano già ordinate. Un acquirente arriva sul vostro negozio direttamente, a lui interessa un prodotto per auto e pneumatici, va direttamente lì e vedrà già filtrati i prodotti. Ovviamente poi si possono mettere anche sotto categorie, cioè in auto e pneumatici, ad esempio, in questo caso c'è o accessori auto o ricambi.
Allora, vediamo poi se ci sono altre domande. Allora, caricato un annuncio, quello l'abbiamo visto, il discorso del reso obbligatorio. Sì, è obbligatorio. Allora, è obbligatorio dare la possibilità di reso a 14 giorni. Poi, sul resto, appunto, si può scegliere di far pagare, come detto, o all'acquirente pagare voi le spese di restituzione. Nel caso della gioielleria funziona normalmente come il resto. Comunque, per dire, sono stati fatti anche degli studi, ad esempio, su alcuni grossi e-commerce come Zalando, che conosciate tutti, e è stato visto che in generale quello che si perde, tra virgolette, nel dare la restituzione, il reso gratuito al cliente, lo si guadagna nel fatto che il cliente si sente più tranquillo, più fiducioso ad acquistare, e tendenzialmente poi il numero di resi va anche a diminuire. Nel senso, non pensiate che se voi mettete il reso gratuito, allora tutte le persone inizieranno a dirvi: ah, voglio fare il reso, voglio fare il reso, eccetera, eccetera. Se voglio aggiungere il pagamento con bonifico, è possibile? Allora, ho messo il logo questa mattina e non si vede, e ho aggiunto un'altra inserzione. Allora, potrebbe essere che ci voglia un po' di tempo. Adesso provo a vedere, che per ora non c'è ancora. Se questo problema continua anche nella giornata di oggi, anche qui mail al supporto, che ve la riscrivo qua, e andiamo a vedere in maniera puntuale come mai non è stata inserita l'altra inserzione, non è stato aggiornato il logo. Comunque, se voglio aggiungere il pagamento con bonifico, è possibile, sì, dalle regole di vendita si può inserire il fatto che l'acquirente paghi tramite bonifico. Il banner, il logo, fotoprodotti si autodimensionano? No, nel senso che dovete scegliere voi la dimensione. Tant'è vero che se voi mettete ad esempio un banner che non è rettangolare, avrete la parte quadrata e intorno bianco. Ci sono comunque dei software, delle possibilità, anche delle guide, poi nel caso scrivendo al supporto andiamo a vedere che permettono di riadattare le immagini, solo che lì c'è il rischio che magari sgranino altro. Quindi il consiglio è sempre l'immagine originale, quella di farla nel formato corretto. Quindi, nel caso del logo che sia 300x300, e nel caso invece del banner che sia. Controllo prima di dirvi una cosa, ok, che sia 1200 sul lato lungo per 270 sul lato corto. Quindi queste sono le dimensioni massime, ottimali per questi due elementi. In realtà poi ci sono riuscito, perfetto. Ok, fatta l'inserzione di pubblica, ottimo. Anche questo controllare, perché magari per sbaglio si può, cioè c'è la possibilità di mettere l'inserzione privata, magari uno fa l'inserzione, non si accorge, ha messo il flag su quello e quindi non compare. Grazie per Luigi per l'account, per il nome dell'account. Posso pubblicizzare il mio account eBay su altri canali social? Certamente, non costa, è gratis. Ad esempio su Facebook si mette semplicemente un post in cui si fa il link al proprio negozio, alle proprie inserzioni, e non c'è nessun costo, assolutamente. Per la vendita di calzature esistono dei moduli per inserire le misure disponibili? Sì, se appunto quando lei fa l'inserzione mette già scarpa, eccetera, automaticamente il sistema di eBay le già dà tutte le opzioni predefinite per poi impostare le taglie, le misure, eccetera, eccetera. Può mandare il link per il discorso della gestione categorie? Sì, va bene. Allora, per il link della gestione categorie, ok, da qui dovrebbe farvelo aprire poi con il vostro account. Allora,
Ctrl V, comunque appunto è dalla parte della console venditori di andare poi su marketing, gestisci categorie del negozio e inserire le categorie. Ho caricato le foto sul mio account, ma non si vedono, appunto potrebbe volerci un po' di tempo, che magari non sempre è immediata la modifica. Se appunto nella giornata di oggi poi non si vedono ancora, a scrivere a supporto. Ho perso un passaggio, come inserisco logo e banner? Allora lo rivediamo. Ok, qua. Allora, andiamo al mio eBay. Ma qua, ok. Allora, dalla console venditori, sotto marketing, qui è dove si gestisce tutta la parte del negozio, a destra ci sarà gestisci il tuo marchio, modifica il negozio, e qui si può scegliere il banner, infatti dice aggiungi un'immagine o rimuovi, e logo, aggiungi un'immagine o rimuovi, per cui da qui. Da modifica il negozio si può inserire il logo e il banner, come detto, potrebbe metterci un attimo, perché molte volte queste operazioni non le prende subito al volo, ci mette un attimino per accorgersi della modifica e farla. Ok, nel caso della dimensione delle foto chiede 500 pixel, indicativamente che dimensione sarebbe? Allora, indicativamente, appunto, come ho visto prima, quelle del logo 300x300 è la dimensione, diciamo, di un riquadro piccolino. Se lei prova a cercare qualsiasi altra inserzione, tendenzialmente le dimensioni sono quelle. Allora, 500x500 in particolare, anche qua ricondivido, così faccio vedere. A 500x500 sono più o meno come queste. Ok, questo è un 300x300, questo sarà un 500x500. Ok. Poi questo messo io, perfetto. Ok, allora, abbiamo visto un po'. Allora, se non ci sono altre domande, eccetera, io lascerei di nuovo la parola alla dottoressa Lombardozzi, sempre per qualche considerazione finale, e poi per il resto ci rivediamo domani per l'ultima parte. Come sempre, appunto, magari oggi provate a mettere delle inserzioni, altro, domani, dopo aver visto la parte proprio più specifica della sessione, possiamo rivedere altri negozi, altre inserzioni e via dicendo.